Sono visto una, tu. in una fessura. User joined your channel. Aspetta che devo nascondere un Sono ancora in una Moradin. fessura, perché? Perché c'ho la In una webcam, il fessura? sito No, messo in un... Eccolo. ho chiuso Liezar. Ecco Vedevo del cacchio. qua. Oh, amici. Mo, Liezar, per Bosh. favore, fai vedere quella Moncas maglietta. Liezar. Fai No, vedere adesso. quella. Guarda lì che bellezza, Ma che guardala. bella. Guarda che Ciao. bellezza. Aspetta, Molto sul abbassa un po' la giallo col webcam, che nero, no... non poi. si vede un cacchio perché c'è la webcam troppo in alto. Il giallo col nero Guarda poi è che molto figo. bellezza. Io Anche io ce nero l'ho con la di. nell'armadio, poi la metto. Ma l'hai presa Amici! viola? No. No, io l'ho presa. Non c'era viola, Devi mi prenderla sembra. viola. Come? Non c'era viola? Mi sembra di Non so se no. c'era. Non Cacchio, l'avrei presa. dobbiamo farle rifare queste Io avrei preso magliette. la felpa viola tantissimo. Sì. Ma qua c'è ancora la ciclette. Me ne sono accorto in questo momento, come prima. Come erano finiti? Amici, oggi sei stata la Amici, iper. Davanti Porca bestia! a serata. Che vuol dire essere davanti Cosa a hai serata? fatto? T'ha Ma morso siamo la pirla? pecora? No, ho preso il nervo del gomito contro il frigorifero qua, il termosiforme. Porca Brian. miseria. Allora, Oggi amici, abbiamo fatto questa la iper, diciamo. sera. Ah, Bel sì. Ma come maxone. rip gomito? L'ha scritto incredibilmente veloce. Bravissimo, grazie. Chi è Max? Grazie. Signor Max, il Grazie. nerd. Lui è quello Ah, che. Lui è grandissimo. quello che mi ha attaccato alla Ex-nerd. malattia del Monca Giga, Monca Omega, Esatto. Omega Lul e tutte ste LOL. No, quello cazzate non. delle LOL. palle. Se è possibile Amici, però mi dirlo, sono paralizzato metà corpo. Aspettate un attimo, sono molle. no? Monca Omega Vez. Monca Omega. Era come gli È abbiamo stato fatto il il raid raid. ieri. È stato il raid. Lui stesso. Fatus, grazie mille, Fatus, tre grazie mesi mille, anche a te. Fatus. Grazie, caro. Allora, amici, questa sera però. Non mi fate incazzare. Io lo sono già, Moro. Ma perché ho sbattuto il Bene, gomito, ma mica non per altro. importa, Marco, perché questa sera non è importante non essere incazzati. No, era il contrario, veramente. Però. Vai, prego, prego. No, ma l'importante è non aver paura. Perché, L'ho già spiegato perché Marco? sembro pelato, perché mi punta la No, luce no, dentro cosa la c'entra cute. perché sei No, l'ha pelato? chiesto. Ah, scusa, vabbè, Perché ma ho sembra che capito. sei pelato? Perché mi punta nella cute. No, Vai. Marco, non. Dove, cosa stavo dicendo? Mi sono No, perso il non discorso. perché Come al siamo solito, tanto. arrabbiati, ma. No, non perché non dobbiamo avere paura così a caso, ma Ecco, perché? perché questa sera facciamo i pompieri e non i pompini. Morelli, che dici? No, vabbè, perché magari tra un lavoretto e l'altro, un altro lavoretto ci può capitare, Ma però era certo. un'altra situazione. Allora, io qua non Una ho cipria. intenzione di fare nessun tipo di ciucciamento, quindi sono No, tranquillissimo. poi Non so basta la se modalità. Liegiar. Adesso family ciao. friendly, eh? Ma io, guarda che Moro, il 90% delle Sì, parolacce le hai dette anche di tu più in del questo caso. 90, ma ciao. Capito, Guarda che mia mamma ti sgrida poi, eh. Lo sono la sai che mia mamma parte poi dice, anzi. irriverente della Esatto. compagnia del balocco qua, no? Amici, io mi Adesso. addormento. Marco, ti stavo per dire Scusami, adesso al scusami. lavoro, per È certo, al favore, che lavoro. c'ho un hype di giocare a questo gioco perché non ne ho la minima Bene, idea bene. Di come sarà effettivamente. Cioè, in realtà abbiamo fatto il tutorial Sì, su che ma bisogna è. fare. On fire capita, Bravo, pompieri. bravo Max, bravo. Quasi Monca quasi. Omega Di per Lulz. babanno così. Per scherzo, per ridere. Sì, per ridere. Dov'è Ember? No. Monca Comunque, Giga. fare questa cosa intanto. Allora. Change. Tanto Ma c'è una perché c'è simpatica. quella? Sono Chi nella è? lobby. C'è una simpatica musica di. Di sex. Ma volendo ci farei del Amici, io vi sesso. giuro che cambierò prima o poi le luci di questa camera, ma è un buco, non so dove mettere. Sacred, grazie mille. Grazie mille Grazie, per il tuo. Sacred, Tra l'altro, come grazie. abbiamo detto anche oggi nella live per i sub, abbiamo intenzione di svecchiare un po' anche l'alert, tutte le cose che sono Quello qua fuori a bisogna studiarlo un schermo. po'. Però ci Allora, dobbiamo Marco, ti mettere un scrivo qua, attimo. la stanza è questa. Allora, aspetta che non faccio vedere ancora E la niente. password è questa. Ma che inondazione di No, squirting, Eliezer, ma per che favore. Guarda che ti dice? Ma guardo che tutto pixeloso, ti dice? guardo. Dai. Cos'è quella porcheria, Ehi! Moro? Quella cosa che hai scritto? Vabbè. Per la joinare, come join? Ho capito, cos'è quella porcheria? E si chiama così la stanza, non è che l'ho deciso io. Bene, facciamo di sì. No. Lista Ciao, incontri. cap. Metti una felpa Peggy 18. Ma questo c'è scritto Marvel. La Marvel è Peggy 18. Peggy o Peggy? No, credo 16 Peggy la Marvel. No, infatti è della Disney. Cosa non può essere Peggy 18? Beh, Peggy, Peggy, da se così. Deadpool era 18. Marco, 6 ce la fai? Sto rotto Controllo un il vetro. attimo. Allora smetti di fare burdel qua? Per favore.
Chi è che fa burdello? È Lizzo. Guarda che c'è Mark lì. Ormai è diventato casino, un indice. Ma siete uguali voi due. Come? Ma Marco è afro e nero? Anche tu. Ah sì? Fratelli. Bro, aspetta un attimo che non... Boh, ti avevo non promesso. Vedo. Il Pego, grazie. Sei tornato per te. Grazie, Sir Pego. Perché? Sarà questo? Sì. Ma se fai cattura qualsiasi cosa che ti capita sotto banco, no? Non funziona. Ma la smetti di spruzzare? Ma oh, che portello! Ce la fa, Mark. Marco. A quanto pare no. Quello è il problema che ti affligge. Aspetta, aspetta, che facciamo... Facciamo così, vediamo se prende. Adesso dovrebbe prendere. Adesso, Marco, se clicchi nello schermo del gioco... Prima, l'ho fatto, l'ho fatto. Adesso, magicamente, comparirà il gioco. Tra 3... 2... Mi sa che funziona questa cosa. E devi catturare il desktop. Devi catturare il desktop come nel 1800, non credo. Ma sì, campo. Grazie, mettitore panda. Faccio così. Ah no, ho capito perché forse il problema. Fermi. Non so, fermi. Ti giuro che sto fermo. Non mi muovo di un pelo. Fermi, vuoi vedere che risolvo? Sono un fantastico uomo. Tac, indietro. Clicco qua. Passito bailante. No, Ante domani mattina. Domani mattina no. Come no? Domani mattina. No, non era quello il problema, niente. Stavamo pensando. Aspetta. Lo facciamo anche stasera. Stai zitto, stai zitto. Fammi parlare dopo. Fammi risolvere qui. Risolviamo una cosa alla volta. Che è complicato. Ti avevo promesso. Grazie a Darkmark. Io lo chiudo e lo riapro. Fireproject.exe, Marco. Non lo prende? Lo so, non lo prende. Ma che cazzata di gioco, guarda, maledetto. Catturi lo schermo, se no. Al limite farò quel lavoro lì. Per forza. Purtroppo quando Monca la programmazione ci vuole male, Monca Giga. E un boh. E facciamo quel lavoro allora, amici, che dobbiamo fare? Dai. No, corpo, cioè, comunque, semplicemente non ho giochi da tre. Aia, che botta che ho preso. Comunque, volevo dire, domani mattina non è che non facciamo Ant. No. Ma... io volevo quasi finire Minecraft Dungeons. Esatto, subito, già così. Oggi. Perché secondo me poi in mezz'oretta finiamo. Va bene. E poi dopo facciamo Ant. Ah, dici, ma secondo me dura più di mezz'ora. Ah, secondo me un'oretta, un'oretta. Perché non lo fa? Va bene. Marco, via, cioè, cambiamo gioco. Corvo riparte da domani al lavoro. Ma che lavoro? Non ci sarà Corvo. È vero che domani ripartirà la sera, c'è sempre. Se vuole. Se non c'ha, sì. Ah, Marca, ce la stai facendo? No. Ma il cattura desktop cattura è possibile, scusa. A quanto pare. Che vuol dire non funziona il cattura desktop? Scusami. Sto provando, ma non... Vai, acquisizione schermo. Riprovo, voilà. Cancello e lo rifaccio. Andiamo un po'. Boh. Boh, boh. Chiamiamo pompieri. Che sarei tu? Grazie, Deps. Simile Deps. Ho fatto cattura schermo. Proprio una sorgente tutta nuova, vedersi. Marco. Vai. E mi è andato via adesso. Oh, eccolo qua. Ah, vai. Ah, ah, finalmente. Oh, basta. Come si esce da qua, mo? Che chi? Sul menu. Ah, scegli l'equipaggiamento, giustamente. Via. Vabbè, bravo. Eccoci, allora, eccoci. Adesso finalmente possiamo. Ma hai scelto quello senza scala, ma sei furbo, no? Tra i due. Ma anche io ce l'ho senza scala. La scala fammela mettere. Esco, era quello menu. Preimpostato. Equipaggiamento. No, erano due preimpostati. Metto questo. No, l'ho messo, l'ho messo, l'ho messo. Amici, siamo dei pompieri. Ho la scala io. Non vi faccio male, beh. Non lo so, no. Moro, ce l'hai sotto. Ce l'hai dietro, Lesa, che fa burde. No, Marco, prima signora di iniziare la missione, perché abbiamo una missione. Ma non sento i rumori io delle cose. Sento solo la musichetta. Ma che fai? Hai rubato il signorino. È la signora. Se tu sbatroccoli qua non senti il rumore. No, sento la musica alta e tutto il resto. Ma sono alti gli effetti. Beh, gli effetti... Cioè io ho messo il volume a 6 ed è perfetto. Vedete, non fa... Vabbè, non importa, amici, vediamo. No. No, si sente la musichetta, si sentono i passi, ma tipo quando sbatacchio non si sente. E c'avrà gli effetti, c'avrà gli effetti. Ma non è che fa rumore in realtà. Ma si è rialzata, gli ho tirato una botta. Gli effetti, Moro, sono altissimi.
Beh, devi colpire robe per sentire. Sì. No, qua che si rompe, ad esempio, lo senti. Cosa? Dove sei? Ti rompi sì, le cose. Sento una... bassissimo lo sento. Beh, oh, non deve essere alto. Beh. Botroccoli è un termine, si no, ma dire... non è normale. Ma scemo! Oh, niente, l'ha, l'ha proprio ucciso. Ma l'hai turbata. L'ho spellata, l'hai, l'hai depennata dal, l'ho spellata, dal libro della vita. Ma non volevo. Ma no, ma non sento gli effetti, ragazzi. Ma, prova a riavviare il gioco. Pulisco un po'. Sì. Almeno ti vedono tutto il desktop e tutto. No, no, adesso metto just chatting intanto. Bastardo. Ma scusa, ma va, andava tutto così bene questa sera? Ma a me sta andando bene in realtà. Andava anche da Dio fino a due secondi fa. Anche a me. 5 euro di mancia. Giuseppe, facile da leggere, grazie mille. Non ricordo ora. Primo, primo, primo. Questo è per i miei amici di Discord, vi si ama. Comunque la live dei sub è stata bellissima. Grazie, caro. Saluto. Grazie. No, ho capito il primo, primo, primo. Aspettate che mi devo unire, ragazzi, gli affatti tuoi, gli affatti tuoi, gli affatti tuoi. A proposito di Discord, dico adesso che non stiamo giocando, stasera alle 22 commenteremo lo state of play della PlayStation assieme su Discord, quindi mi raccomando, esatto, chi volesse venire. E poi tutti fuori a guardare lo Space Shuttle. Che non è più Space Shuttle. È quello cos'è? Del Elon Musk, tra l'altro. Adesso cos'è? È la, lo SpaceX. Ah. Eccoci Marco, qua. Dai una botta. Sentono bassissimi, niente. Amici, che vi devo dire? Il volume, te è abbassato dal mixer, magari. No, ma ho... sì, ma la musica la sento giusta, comunque. Ho capito, ma magari è troppo alta la musica. Rialza dal mixer e abbassa da... Cioè, io ho abbassato solo dal gioco e va bene. Te hai abbassato il master, il volume principale. Magari è quello. Ma oggi andava, oggi ho fatto il tutorial, andava tutto. È quello che non capiva. Non ci saranno novità interessanti, sarà uno state allora, of play tutto su della intanto... Se vi interessa bene, sennò è quello. La nostra missione oggi è una missione aspetta, di salvataggio. Aspetta, non mi sentono. Marco, veloce. Marco, rapido. Ma che è sto vento qui? Voglio sapere chi è che fa sto burdel con il cellulare. Sente cichi cichi. È il morto qua. È rimasto il rumore del cadavere. Allora. E a posto, Marco. Sentono bassi lo stesso, ma va bene. Meglio di prima. Vai. Come cazzo? Va bene, andiamo. La musica via. Io la abbasserei di più, però, ragazzi, perché è un po' impertinente. Ora esco. Prego. Ma che è sto vento? Anche voi lo sentite il vento? No. Marco, dove scappi? Dai, voglio giocare. Dove siete? Io dove però. Siete? Veloce. Vai, vai, veloce. Vai. Dai, eccoci. Dobbiamo andare a salvare delle vite. Non so certo. Può, Ma voi non sentite nessun vento, quindi? No, no. Ah, è vero, c'era un po' di vento. No, da me è forte. Cioè, si sente abbastanza. Che cazzo di volumi c'hai tu? Ma sono giusti. Oggi l'ho fatto il tutorial, era perfetto. Tutto al massimo, però solo il volume principale a 6. A 6, proprio. Anch'io, infatti, ho tutto al massimo, tra il volume principale che abbassa tutto. Allora faccio la stessa cosa, aspetta. Non so cosa avevi fatto tu, scusami. No, l'ho messo tutti più o meno sulla stessa ma linea, no. Ma... Ma no, basta il volume principale, c'è. Cioè... Benvenuto al tuo primo incendio domestico. Ah, così. Ah, Marco, veloce con i volumi. Che qui va tutto a fuoco. Certo, Moro, faccio subito. Marco, veloce. La musica la tengo bassina, voglio... però. Io però voglio il mio nome da pompiere. Io da pompiere mi ma sarei chiamato. C'hanno i nomi normali, credo. Cosa fai? Entri dalla porta. È sfondo. Di qua, no, c'è le Marco, scale. È di qua. Ho rotto tutto. C'è un tizio che balla, che sta a paura. Salvalo, Liezza, metti la scala. Vado io. Metti la scala, vai. Ma mi ero entrato, me l'ho già. Avevo sistemato tutto già. Vai tu, vai dove tu. Siete, dove siete? Vieni qua. Iluk, bravo, Tom, prendetelo. L'hai lanciato di sotto. Lo metto qui. Grazie, Iluk. Ma c'ha... ma ci sono i letti. Mettete la scaletta, la scaletta. Ok, vai, vai, l'hai messo. Andiamo, Marco. C'è un bambino, una signora molto piccola. Chi è? Che fai? Non entri. Ma non si entra? Come si fa? Moro, mi sono entrato da sotto. Cazzo, si spacca. Moro, andiamo giù. Riprendi la scaletta, riprendi però. Inizia a darmi una mano. Andiamo, andiamo. E stavo entrando da lì prima, infatti. No, warning, warning. Non so perché, ma mi aspettavo un horror. No, l'ossigeno. No, 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 c'è sono le spine. Come sono le spine? Moro, un casino. No, c'è gli elettrodomestici attaccati. Ma porca che burdel, dai. Guarda che lavoro. Fermo. Ma che è sta roba? Ah, c'è un glitch grafico tremendo. Ah no, non è un glitch grafico. Quasi, quasi. Cioè più o meno. Dai, spengiamo. Spengiamo tutto. Qui spacchiamolo questo coso.
Che questo mi sa che è del piano di sopra. Ah no, l'abbiamo spento. Occhio all'elettricità, occhio. Osteria, Marco, tutta l'acqua per terra. Si, fa conduzione, devi spegnere l'interruttore. Qua, devi spegnere l'interruttore, sì, vai. Bravo. Oh, vedi. Posto. Qui ci ho messo il ventilatore, Sfondo la porta, okay. Chi c'è qua dietro? C'è il veleno. C'è il gas, bravo. È esploso! Oh, ma mio chi? Dio! Ho fatto macello, ragazzi, è esploso tutto, sono rotto qui. Spacco, dai che crolla tutta la casa. Guarda che c'è la vita della casa in alto a sinistra, bisogna fare sveglio. Sì, dobbiamo stare attenti. No, di chi è la mia vita? Ti è caduta la scala, Marco. Porca miseria. Aia! Ah, l'elettricità. No, amici, vado a salvare una signora. Sfondo la porta qui, sfondo la porta. Ma c'è uno che caga, Marco! Ma come c'è uno che caga? Fammi da vedere questo imbecille! Ma dove? Ma... lo salvo io! Ma vieni no, qua, cretino! Non sei neanche pulito! Vieni qui, cagone! Vabbè, lo porto in giro! Ma guarda te! Dove lo devo mettere? Tanto non so, cielo! Lo devi mettere, uno ma che caga! Ma fuori! Ma guarda te! Qua cerchiamo di fare il nostro mestiere! Ma sta andando a fuoco di nuovo tutto, porca ragazzi! Miseria. Prende bene qui, la signora qui! Ma dov'è l'incipit del fuoco? È qui da me, è qui dove c'era il gas. Era sopra, spegni, ma da quando si arriva, Moro? O mi aiuti, aiutami a... Ma chi è quello? Ah, è una cosa. Porca miseria. Ma come, dobbiamo rubare alla gente. Ma i volumi delle cose sono comunque troppo bassi rispetto a oggi. Salva tutti i clienti, 9, ma quanti sono? Rompo tutto. Porca miseria. Rotto. Moro, dobbiamo farci strada. A me non va neanche così bene il no, gioco. No, non è fluidissimo in realtà. Qui c'è dell'elettricità. Che macello, okay. Che macello. Ma chi è ma questo? Stiamo allagando tutto poi. Ma ragazzi, ma... Ma è un fuoco continuo, io non riesco a spegnerlo. E poi bisogna spegnerlo tutto, bisogna salvare. Ma questa gente è morta, signore! Cerco di farmi strada, vediamo. Signore, tenga dell'acqua. Spengo, spengo. Oh mio Dio, c'è del gas! Sono morto! No, 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 è quello che ho tolto io qui. È caduto e non si riesce ad alzare. Non si preoccupi, signore. Amici, ma sono morto? Ma non sei morto. Ho bisogno di aiuto. Vai dalla porta, Marco. Ma non posso camminare, Liezer. Allora ti sei incastrato. No, no, no. Ah, perché sei perché hai perso la vita. Aspetta, salvo sta ho signora. Ho finito anche l'acqua. Stavo la signora arriva. Un bicchiere? Come salvi la signora arriva? Non vedono niente in live, sennò. Venite qua, amici. Aspetta, questo lo butto di sotto. È morto, no! Chi è morto? L'ho lanciato giù dalle scale e è diventato uno scheletro. No! Qui sta bruciando tutto. È il mio primo giorno, scusate. Questo dove scappa? Venga qui! Amici, io sono bloccato. E mo come facciamo? Aspetta. Non ho più acqua io. E sono caduto tiro di nuovo. Da 3 punti. Ma dove cazzo so è caduto? Come usciamo da qua, ragazzi? Ma qui ha ripreso tutto fuoco, bestia. Guarda, è sparito il gas, aspetta, occhio. È sparito il gas, ma io non ho più acqua per farmi strada. Che cacchio sei? Quanto brucia qua? Qua prende bene. È perché ha bruciato tutto, è esploso il gas. Provo a tirarti su. Grazie, Liezar, con le sopracciglia viola. Vai. Ho finito l'acqua. Mi serve l'acqua, ragazzi. Devi aprire i rubinetti. Dove sono i rubinetti? Ma come la risuco l'acqua? Facciamo un po' di strada. Dobbiamo salvarne uno, Moro. L'ultimo dobbiamo salvare. E quello sopra era? Dov'è? No, 5 di 6, perché sono 9 in totale. Ah, sono... Ma dov'è l'acqua? Moro, dov'è l'acqua? Mettete tutte le scale in giro. Belli giallo viola i fiori. Ma la mia scala è rimasta dentro. Moro, devi... Ci sarà roba per riempire l'acqua? No, aspetta, basta di fare attenzione. Qua sopra, Moro, fai... Saliamo qua sopra. No, non entrare dentro, ormai dentro è tutto bruciante. E dove è il cosiddetto che indica? Ma non, non ci si passa, Liezer. Ma scusa, io ci sono passato qui. Non è possibile. Prova, rimetti. Ma che figura. Tempo storto. Ah, merda! Però vedi che si passa. Che succede? Un po' storta rimane. Ma non c'è verso di entrare. Amici. No, non entrare di lì. Ma non c'è niente. Fai nell'altra porta. Aia. Ma voi avete. Ma come si fa a recuperare l'acqua? Forse ormai questa casa è andata, ragazzi. Come si ciuccia l'acqua? Come la riprendo? Dai. Ma dalle fonti d'acqua, ma non ci sono. Scala, sì. Uguale. No, non possiamo passare dentro. Bisogna per forza. Io vado.
Moro, non muori. Bestia, come brucia, scappa, non fate sta porca cazzata. Miseria, amici, abbiamo perso. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. E noi non abbiamo neanche l'acqua. Ho finito l'acqua. Vedi. Prendiamo questo, va bene lo stesso. Ma è morto. Basta con sta gambetta che mi giondola davanti. Ma è morto, Moro. No, prendete questo, vi va bene? Non si può riempire tipo qua l'acqua? Aspetta, tutti i costi smartphone. Ma nel tutorial diceva che ci volevano le fonti d'acqua. No? Ma non ce ne sono. Cioè, saranno dentro, ma vai a capire ora. La casa è morta, ragazzi. Sono un eroe. C'è uno spiraglio. Aspetta, sono un eroe. Ehi, lavandini in casa, ma ormai sono tutti sotto. Non li vedo. Sono un eroe. Ah, c'è la vasca. Vado. Ma non puoi mai. Moro, muori. Stai morendo da... e non posso tirarti su. E non cosa ci fa? Amici, faccio, sono un campione! Lavandino. Eccola l'acqua! La nostra salvezza! Io non posso aiutarti. Devi trovare uno. Devi ma l'ho trovato, uno. Amici, sono un eroe! E buttalo fuori, porta. Arrivo! Fuori. Veloce, raggiungi porca uscita, veloce. Miseria! Non so dove vieni sei. Qua! Vabbè, più o meno, ragazzi. Oh, 6 di 6, però. Devi venire qua, Moro. Non posso stare nel mio. Arrivo. Ah, vabbè, sono veramente un eroe, okay. Amici. Valutazione del cliente. Clienti salvati 6 di 9 danno il bonus. Ma c'è la valutazione del pompiere, scusa. Niente, ma mancia perché ho da pagare l'ospedale per colpa tua. In estremis. Ho preso il trenino da Max. Comunque. Fermata precedente. Carino, no? Adesso, magari la prossima volta... la prossima missione facciamo a modo. E come si fa ad andare avanti? Perché mi avanti, schermata avanti. Precedente, avanti. Torno al menu. Ah, ok, tu. E dov'era? Ah, ce l'avevi tu, mi sa. Ah, ok. Praticamente ci sono anche i veicoli, però non mi ho capito Fortnite se... Fortnite da Ambrosense, da senso ai sense. Ma che è? Se non so, era lo sponsor che c'era. Era, lo sponsor. Era Fortnite, però non Fortnite. Grazie, Andrea, per i 2 mesi, bentornato. Grazie. Andrea. Abbiamo un po' di soldi, si può prendere qualcosa? Ma sì, sono solo morte 3 persone. Allora, vediamo adesso, tra l'altro si può rifare. Negozio. Se Viale Utica. Aspetta, aspetta, affitti comprate comodo, comodi in periferia. Ah, compriamo la roba. Tipo il casco per la sicurezza, che forse per un pompiere sarebbe anche utile. La maschera da sub non so quanto. Beh, ti fa respirare meglio. Casco da pompiere, ma questo... prenderlo, allora, questi qui credo siano solo cosmetici. No, no. No, c'è la granata gavettone. Quindi irrigatore! Subito! Acquista, preso. Sta su scala più 12, danni d'esplosione subiti meno 10. Ma è fighissimo, ragazzi. Ferrignus, grazie mille. Grazie, anche e anche Ferri. Andrea. Grazie, Ferri. Ma amici, sono fortissimo ora. Granata, no, cavettone. Come vabbè. Sistemo il mio inventario, mo? Profilo. Aspetta, aspetta. Prima c'era scritto fornite e non Fortnite. Morelli, guarda. E l'asciugacapelli. Ma veramente? Ma voi come lo sapete? Che se vedete la visuale di Marco voi, non la mia. Non posso essere così bruciato nel cervello, però, scusate. Ah, ma non posso... Come ho preso la sirena... Ma ragazzi, come lo metto nelle mie cose? Fai esc, profilo, no. Inventario, potenziamenti. Da te che sappiamo la chat insozzata mettere... di Omega Lul e Monca Giga e Monca Omega. Allora, c'è cioè il trampolino, il scatolone da 2 soldi. Ho preso le sirene, ho preso. Non ho capito, non me lo metto. Uno vabbè. Scatolone. Ma cosa hai preso? Ho preso l'irrigatore, no? È menu. Inventario. Attrezzature, no, strumenti. No, se hai preso l'irrigatore è equipaggiamento, non è inventario. Ah, ecco, preso... vedi, era qua, giusto. Sì. Io ho dato la mia capigliatura. Grazie, Azzuzzo. Questo è ottimo, ragazzi. Ho data la mia capigliatura e mi sono preso un asciugacapelli. Io ho preso però... ma scusa, come la... Allora, cosa facciamo? La grande riapertura del Crab and Go? Scusami. Ma hai spaccato un vetro, l'ho sentito. Oscar Heights. Heights. Ah, ok. Heights. Sì, con grandi panorami, dai, voglio fare questo. Ma io ho preso l'auto con la sirena, ma non c'è. Ma te la danno dopo, mi sa. Ma vuoi l'auto con la sirena per fare cosa? Perché siamo nella lobby di Moro. Smettila. Potete restringere il getto d'acqua? Aspetta, fa vedere perché ci sono anche i potenziamenti in effetti. Inventario potenziamenti. Attrezzatura. No, questi sono quelli che compri. Bocchetta stretta, non c'ho i soldi. Io sì.
ho preso il ritrattore. Io ho 30 dollari. Prenderò la prossima missione. È vero, puoi potenziare qua. Che figo. Ma c'è un botto di roba, ma però, scusami. Vabbè. Allora, Marco, andiamo, vai, tutti. Ma io voglio sapere dove era il mio. Pompieri, assemble. Vai, vai, vai. Non ce l'hai, magari ti spawna. Non so se sono tutte tue queste, perché sei tu che hai creato la lobby. Ma queste non sono macchine di sfondo, non... No, perché quella che abbiamo noi è quella autolirussa. Pubblicità fornite da Ember Sense. Dai senso ai sense. Ok, adesso aveva senso. Fortnite. Pubblicità Fortnite da Ember Sense. Ragazzi, scusatemi se sono purtroppo un caso disperato. Allora, Moro, guarda, eccola. Ma che succede qua? C'è un lampione caduto. Ma chi se ne frega, dai, che ma anche da voi è cascato il lampione su un casino. Zitto. Come no? Dobbiamo salvare 5 persone. Traliccio non è allora. Lampione. Questa prendila. È incinta, la porto fuori. Ma qui c'è e già la uno. Faccio partorire. Qui c'è già uno fuori. Devo chiudere quella cosa. Ma quello ha perso i capelli. Ritroviamoglieli. Oh, siamo già a due, dai. Amici, sfondiamo tutto qua. Dobbiamo già andare solo, è particolare. Ma chi è questo? Ma dove fa qua dentro? Permesso, permesso. No. Permesso. Allora, io spegnerei prima tutto il fuoco. Porca miseria, un'esplosione. È esploso tutto, c'è un impagno che sta gridando. Monca, omega. Spengo tutto. La signora. Salva la signora. La signora ammazza la per sicurezza. La scossa. Moro, attenzione. Ma Moro, ho visto tutto. Metto un irrigatore. Aia. Andrà, no? Avete perso tutti tutta la vita. Voi. Spegnerà il fuoco l'irrigatore. Aspetta, lo faccio. Aspettate, usare l'acqua. Bisogna staccare la spina. Tranqui. Ma che l'irrigatore lì, deficiente, riprendilo, Marco. Come togli faccio? L'acqua, muoio. Per favore. Muoio. Asciugo l'acqua col phon. Sono morto. E per forza, hai messo l'irrigatore sulla corrente. Ma basta l'acqua, Marco. E per sto spegnendo. Ma tu col phon, mi dice a me. Questo va in giro col phon che ce l'ha. Sto asciugando l'acqua da per terra, sì, ma... la bagni. Guarda te, che fastidioso. È lì l'interruttore. Ma tiratemi su, per favore. Ma che tiratemi su? Che fai i danni? Stai a sedere. Ma posso aspettarmi che uno va in giro col phon? Scusami, missione. La stavo asciugando. È così strano. Ah, è qua l'interruttore, ok. Asciughi l'acqua col phon. Ma basta! Ma Moro, basta con sto phon! Vai via, devo spegnere, siamo pompieri. Cosa fai, il parrucchiere? No, l'ho spenta di qua, l'ho spenta, ma non... Che delirio. Ma che puzza, Liezza. Lavati ogni tanto, guarda te. Ah, ma questi sono i soldi da prendere. Rompi prendi l'armadio. Soldi, rubali. C'è gente nell'armadio, te lo dico io. Guarda che lavoro, l'armadio era Narnia. Ma è infinito. Una signora è morta. Spengo tutto. Ma in doccia? Potevo accendere l'acqua, scusa. Grazie mille, Greric. Grazie, Greric. Grazie, tira è svenuta. Su, tira non su la faccia cadere. Ho preso la io. La lanci dei materassi. È in panico, in sottostato di shock. Gli facci la pugno? Ma chi ha messo sta scala in mezzo ai coglioni? Faccio un muro che va a fuoco, ragazzi. Evitate di dar fuoco ancora, per favore. Ma questa che fa? Il saluto? Chi? Ma che fa questa? Ma cretina! Ma guarda te! Ah, no, ok, abbiamo finito in realtà. Raggiunge il veicolo d'uscita. Siete sicuri? Però salva... No, ragazzi, sotto, c'è qualcosa sotto, sicuro. Sì, sì, qualcosa ce lo nascondono, sicuramente. Qua non c'è niente. Grazie, Ponzi! Grazie, Ponzi. Parappa, Ponzi. Cercate soldi, magari se ci sono. Ma Liezza, ma scusa, come sei venale, bro? Ma scusami, ma Liezza. Ah, ma qua sopra. Come cercate soldi? No, ci sono i piani che danno fuoco a tutto qui. C'è un ma piano sì, ma di se ne frega, Marco. Ma no, vita... c'è la cosa della casa, la vita no, della qua sopra, casa. Sopra, ma c'è un sacco di gente sopra, andiamo. Ti ho detto, Moro. Vado su. Ho già messo la scala, se mi serve. Poi è un macello. Ma che figura che di miseria. Aia, c'è la corrente. Aia! Sono caduto, qualcuno mi viene a rialzare? Moro, come siete saliti lì? Faccio da qua, guarda. Ho messo la scala io. Senti la scala, te l'hai buttata dentro... Eh no, ho sbagliato a metà. Ma Morelli... Me lo vieni a tirare? Certo, come si fa? Grazie, Gemme. Ma siamo LeBron James e LeBron James? Sì, noi. Ma io vedevo qualcosa di diverso. Ma porca miseria, Moro, questo è l'altro piano, non dobbiamo andare di qui. Lo so, ci ho messo la scala sopra. Mamma mia. Interroghi, mamma. Ma qua c'è l'elettricità, Liezar.
Ma voi siete ancora nello stesso piano? Dove... No, lo sto rispegnendo, no, siamo su, lo stesso ma... piano, è che riprende fuoco tutto. Te vai sopra, vai a spengere, va là. Perché qui c'è la corrente. No, c'è l'elettricità. L'ho spenta. Vedete dove è l'interruttore? È qua, ma è qua, una... ma basta far la cacca! Chi? Ma questa qui fa la cacca. Vieni qua. Vai ai tuoi parenti. Ma te la sacca poche. Vabbè. No, uno è morto. No, no, no. Non è morto. L'ha detto. Ma che dici, Lieza? Controlla. Ma qui non c'è nessuno, però, eh. Guarda col telefono. È sopra. No, è elettricità. Mi serve una scala qua sopra. L'ho chiuso, l'ho aspetta. Chiuso. Vai, Moro, vai. Aspetta, Marco, adesso vado col phone. Oh, non l'ho chiuso. Mi serve una scala sul tetto, eh. Marco, metti la tua... ho trovato la cassaforte. Ma mortacci, che è vero che c'è il distributore. Vieni di qua, esso. Santo cielo. Ok. No, ciao, Gizzar. Aspetta. Vai qua. Grazie. Mamma mia, cosa sto vedendo. Moro, hai ancora la scala tu? Tu? No, è fuori. Aspetta, vado a prendere la mia. Mi è finita l'acqua, dov'è il lavandino? Oh, che botto. Ma sotto sta andando a fuoco un'altra volta, metto l'irrigatore. Ma tanto non c'è nessuno, non ci interessa. Vabbè, ma la casa? Ma sì, ah, ma aspetta, ho spento l'interruttore generale fuori. Allora lascio lì l'irrigatore. Così semplice. No, la scala. È crollata la scala, mi serve aiuto, sono caduto. Eliezer, aspetta un attimo. Marco, vai tu, io sono sopra non sopra. Non so dove è Eliezer. Lo vedi. Porca miseria. Lo vedo? E sono fuori, all'esterno. Ma va, va, va che lavoro da pompieri bravi che faccio qua. Ma guarda te. Vieni qua. Ah, vedo tutto. Moncalieri. Grazie a Rocco. Grazie mille a Rocco per il 21. Oh, aspetta, vieni qua, Mark. Recuperiamo il telefono. Sento uno qua sopra, sento. Eh sì, è sul tetto, è quello che dicevo. Ma che aspetta. Sto bastardo, come sul tetto? Qua cade vai, tutto a pezzi. Qui vai. La casa di, del protagonista di Ready Player One. Dai, te la player posso inside. Fotta. No, l'ho fottuta, Lezzaro. Vieni, ci sono le scale qui di fianco. Allora, adesso tiro da tre e lo butto nei materassi da qua sopra, eh. No, non ci arriva. Moro, vai, io come ci arrivo lì? Scusate, come avete fatto? Adesso scendiamo. Ma gli è zara. Sa che è l'ultimo, perché tanto erano 8, uno è morto, quindi. Ma io. Aia! Scusi, è caduto lei. Ah! Esplosa roba. Marco è esploso. Tranquilli, spengo io. Venitemi a salvare che spengo tutto, tranquilli. Ma non è là più. Sopra, là sopra. Non succede niente, ragazzi, non succede niente. Mi potete salvare in tranquillità. Tranne sul posto che a quanto pare non posso spegnere. Continuando ad esplodere roba. Oh, no. Dove cazzo Marco? Dove sei? A posto. Mi fai ragazzi. Un aereo. Ah, è lì, aspetta. No, qui c'è il fuoco con l'esplosione. Ma aspetta, prendo la mia scala. Tranquilli. Io non lo vedo. Tranquillità, ragazzi. Ma è qua dentro l'imbecille. Tranquillo, tranquillo, Moro. C'è pericolo. Devo andare. No, Corvo. Andiamo. Porca miseria. All'uscita. Moncalieri, aia. Cazzo che salto, aia. Vabbè, quasi. Ah, scusa, qua. Quasi, secondo beh, me. Andata, no, non è perfetto. Raggiungi il veicolo dell'uscita. Cos'è che abbiamo perso? Un cliente. Un cliente e il denaro. No, c'era la cassaforte sopra, non l'ho preso i soldi. Il cliente l'ho ucciso io, ragazzi. Scusa, l'ho lanciato da fuori. Ma il commento cos'è? L'ho ammazzato, l'ho tirato contro, pensando di far canestro ed è morto. Ma guarda il commento, scusami. Che dice? Quasi molto bene. Bene, bene, bene. Quasi molto bene. Quasi molto la mancia $41 però, dai. Oh, abbiamo salvato delle vite, sono soddisfatto. Si lascia la mancia ai pompieri? Me l'hai ricavata. Non ho mai avuto il bisogno dei pompieri. Vai. Fortunatamente, speriamo mai. Blue stuff. Blue it's stuff. Almost water. Bene, complimenti, bravi. Allora, voglio grazie, Greric, troppo gentile. Milioni di dollari che ci hai appena grazie, donato, bello. Grazie. Ah, grazie. Cura. Ah, c'è un appunto, ostia. Io prendo il trampolino. Io prendo la. Grazie. Che fa impatto potenziato. Ci sta. No, oppure potenzio la e io ho potenziato quella, infatti. Panichetta impatto potenziato. Getto tutto, impatto tutto, ridotto, tutto, tutto. Pochetta stretta. Ho ah no, devo scegliere fra sti due. Faccio così allora, dai. Va bene, sono a posto io.
Ok. Io invece mi sono preso il cappello da cowboy. Bravo Moro, tu sì che prendi attrezzatura utile per la missione, bravo. Che dobbiamo fare bella figura, non è che puoi solo spegnere il fuoco e vai via. Danno il voto, la mancia. Certo. Non c'è un canestro, scusami. Voglio fare un canestro io. Mi sono preso anche la bomba d'acqua. Sono solo, le attrezzature sono solo cappelli. Ah no, che va scorso. Eccolo. Sopra, è vero? Maria, intanto scarica. Aspetta, mi devo cambiare di abito. Perché mi dà l'aria condizionata. Condizionarid? Certo. L'aria condizionata. Ma no, vedi, sono solo... La granata gavettone, ma... Allora, adesso le missioni c'è. Primo viale, la zona perfetta per la tua prima casa, in tasca. Qui non è una missione di salvataggio, in tasca. Ma non entra, ragazzi, è glitchato? Andiamo, ragazzi. Questa qui non è una missione di salvataggio, qua. È una missione di rapimento, quanto pare. Andrenolf, grazie Andrenolf. In geotecnica esiste un criterio chiamato di... La prima volta che l'hanno spiegato ho riso molto sentendo il prof dire Morculomb. Ah, Morculomb. Ma... È Culomb. Sì. Grazie, Andre. Vado al gioco del parkour. Abbiamo chiesto il rimborso, mi sa, quella volta lì, dopo. Ci eravamo divertiti, ma... Qual è il gioco dello... Ma ragazzi, ma siete dei vecchi. Ah, quello che c'era la palla da bagno, sì, col trampolino. Sì. Abbiamo chiesto subito il rimborso, però, perché... Ah, ho partito qua. Allora, recupera gli oggetti dall'edificio e ti pagherò. Spacchiamo, Marco! Bisogna recuperare tutto. Da recuperare qua. I soldi, più una persona se ne riusciamo. Mi è cascato l'irrigatore. Vabbè, la persona è sotto, vado io. Ah, questo è forte, eh. Guarda che bello. Ma è oggetti di valore o soldi? Non ho capito. Ma sempre quello che caga, ma vieni fuori! Mi apri questa la porta. La casa di prima, problema. Nezar, mi devi aprire la porta qui. Sì. Questo lo chiudiamo. Posto. Ma secondo me c'è qualcosa. Oppela l'hai. Spacchiamo tutto. Fragile. Ok, ho tolto tutto. Ah, qui c'è la... Una tazzina ho preso. Ah, l'interruttore generico. Sì. Ostia, è esploso qua dietro tutto. Ragazzi, 20 vale questa. La porto via. Prendi tutto, morbidone, prendi tutto. Grazie, morbidone. Grazie, morbidone. Aiuto. Ma cos'è che hai preso, Marco? Eh no, ma non passavo dalla porta. Prendo una ma porta. Ma non abbiamo preso i soldi, però. $16, un vaso. Secondo me va bene, come prezzo. Ma è cascato tutto qui. È cascato tutto. Se lo devo portare, ragazzi? Sopra. Nella parte gialla? Sempre nella parte gialla. Ok. E niente. Ma ragazzi, è un casino qui, Bisogna contenere l'incendio. Sì. Lancio la granata. Ma perché no? Ragazzi, metto le rigatombe. Metto qui. Ma con le travi qua che... Qui c'è tutto di valore, Moro, sai dove ho preso io? Aspetta che sto spaccando le travi. Che vai, Moro, tu spacca che io ti spengo tutto. Non passo io, però. Moro, prendi la TV a 7 miliardi di pollici. Dove cazzo l'ho buttata giù? Piano di sopra, va spento. La padella, non so, qua, ma come si fa a vedere di valore? Dove non lo si vedete? Spegne mai dei quadri? Non si spegne mai. Allora vado a consegnare la TV da miliardi di pollici. Ma si è rotta. Sono caduto di sotto. Ma come si è rotta? Niente. Ma no. Comunque quando prendi l'oggetto ti dici a destra il valore. Sì, il valore ti dice. I libri, non mi sembra il caso. Un divano neanche. Fatto del detersivo? Non c'è niente qua, vado via. $3, ma che schifo, no, tientelo. Ma il vaso, non è possibile, il vaso valeva 16. Ma sotto secondo me non c'è qualcos'altro di valore. Questo è un comodino. Va bene il comodino? Ma l'hai rotto qualcosa? Ah, basta portarlo fuori dall'edificio, dice. No, devi portarlo nella... No, dice... La lavatrice. Ok. Non la prende la lavatrice. Questo è un quadro? No. Questo è $3. Questi oggetti di arredo. Ma questo è il phone, ho sbagliato. Devo spegnere tutto. Ma lì è bruciato tutto. Il puff, $21. Ruba, prendi, Moro. Un comodino, $9. Devo portarlo qua. Anche questo $9. Basta portarlo fuori dall'edificio, vedi? Vabbè, ma io lo porto dove mi pare, scusami. Non ho capito. Sempre. Questa mi piace molto, costa 28. La Bajur $5. Ma non so se li sta considerando, più che altro, quello è il fatto. Infatti non li sta considerando questi qua. Ah no, perché servono gli oggetti quelli lì che ti dice.
Quello da 577 dollari, quello da 462. No, credo che il totale sia la somma. Infatti, non importa, ragazzi. C'è la somma adesso. The show must go. Andiamo avanti. Un detersivo. Questo conviene salvarlo. Si può prendere. Ah, sì, 4 dollari. Ma c'è un fuoco. Dove si mettono gli Ezar? Non ho capito. Non, vedi, non devi portarli. Non metteteli lì dentro. Vedi, ma te l'ho detto. Cioè, basta metterli fuori. Cioè, li puoi mettere anche lì dentro. No, ti dice. Ti sgrida. No, lì dentro non li considera. Ti non dice, li, non c'è bisogno. Stai fermo, cretino. Vabbè, cosa che gli cambia se li metto lì? Ma guarda, te sto. Discutici tu. Io adesso. Infatti, vedi, se. Io adesso ho 20 dollari. No? Ok. La cassa. Devo contenere l'incendio. No, mi serve il bagno, ragazzi. Eccolo. Ormai le cose di valore le avevamo messe lì. E portale via. E non si riesce, non si riescono più a prendere. La cassa vale 10 dollari. Poi. Uno scatolone, 3 dollari. Il tavolo, 19 dollari. No, è crollato tutto. Posto. Sì, in alto a destra, lo so, Corvo. Abbiamo 56 dollari. Vabbè, pochissimo, abbiamo buttato via tutte le cose comodino, di valore. Comodino, 10 ma dollari. No, questo vale un sacco, ragazzi. Devo stare attento, però. È diventato Thief Simulator, intanto. 65, vedi, quelli di fuoco, ragazzi, barili esplosivi. È pericoloso, ma danno un botto. Cacchio, qui brucia, Qua brucia tutto, si rompono i pezzi di legno. Perché stiamo urlando? Non lo so, io non... Effettivamente non c'è bisogno. Il termosifone, siamo di valore, 128, ma calcolo un so. Un sanitario, non si può. Ma porca miseria, ho preso là, non volevo. Ha intascato 149.000. Questo è fragile. Ragazzi, non vi preoccupate, ci penso io. Ci siamo persi il televisore, non possiamo riavviarla. Sapete che infatti. A farmare sono il magari migliore. Sì, no? Postazione abbandona l'incarico. No, perché? Perché abbiamo perso tutti i quasi di valore, abbiamo puntato in vero, facciamo, non avevamo capito, non aveva senso. Va bene, rifacciamola, dai, riavvia tutto. Non avevamo capito. 149 non era così male per non aver capito un cacchio. Però fino a metà, divertentissimo. Ragazzi. Sì, molto divertente. Mi sto divertendo tantissimo. Ma adesso abbiamo perso la... Allora, che mi sembra l'audio ancora troppo basso, però vabbè, capite, si sente, va bene. Vai, accetta l'incarico, di nuovo, tac. Andiamo, ragazzi. Oh, sto giro. Allora, mi raccomando il fuoco. Era sempre tutto pieno di fuoco, sempre. Sì, ma non urlate. No, non mettete gli oggetti dentro là. No, lì non ci mettete. No, lì ci vanno messe le persone. Le persone ci vanno. E tra l'altro, purtroppo è successa una disgrazia. Voi non lo sapete, ragazzi. Sei tornato. C'è un disastro. Grazie, Scorpio. Grazie, Scorpio. Grazie mille, Scorpio. Vabbè, ma era una persona salva, l'avevo salvata. No. Ah, beh, era considerato ancora sì, quindi a posto. Ma lo sai che è successo un problema, Lieser? Veramente grave. Vabbè, non volevo, però, giuro che non volevo. Allora entrate subito da dietro. Entrate subito da dietro. No, perché sì, perché c'è il televisore sopra. Lo devo prendere. Il televisore costa i soldi. Ti do da aiuto? Hai bisogno di una mano? No, vai tranquillo, prendo... Ah, l'interruttore generale è sotto, spegnetelo. Faccio io. Porca miseria, Lieser, corri. Muoio. Mi aspira. Ok, salviamo ste cose. Per quanto si possa salvare. I barili esplosivi qua sotto che valgono un casino. Perché devi comunque tirare fuori i clienti. Alla persona? Oh. Abbiamo spento tutto il fuoco. Cagatore, vieni qua. È sempre quello che caga. Fuoco, boh, spento tutto? No, Moro, c'è i piani sopra che prendono sempre. Le tazzine, Moro. L'avete presa la TV? No, non ancora. Adesso vado, dai. Barile esplosivo, lo prendo subito. Un perizia, però. Sto portando fuori tutti i barili esplosivi. Sta riprendendo fuoco le cose. Porto fuori il televisore, Questo 76 prende fuoco dollari. Un botto. Ma perché è calato i soldi? Ah, ok, no, non l'avevo. No, non va, non si aggiorna proprio subito. Ma okay, sedie, televisore... le sedie, i tavoli portano 18 dollari l'una le non sedie. Non farlo cadere il televisore perché si rompe. No, l'ho già buttato fuori il televisore. Grazie, Poggia. Peggia, sei un grande, zio, bro. Sì, peggia. Ma dov'è il televisore, scusami? L'ho già portato fuori. È vero che li state mettendo di là voi. L'ho tirata nella testa di Marco. Ma che male, mi hai fatto malissimo. Ragazzi, mi hai fatto danno, stavo proprio guardando la vita. Venite sotto, che sotto non c'è fuoco, possiamo portare fuori tutto. Ma guarda, non tirarli, che si rompono. Questo lo posso calzare con la Waller.
Questo è tutto bruciato. Ok. Si può prendere. Cacchio, è caduta una trave qua. Questa non si può prendere niente, questa sì. Andiamo, boh. Vabbè, una cassa 4 euro, Liezar. Tutta lì. Microonde. Una donazione, cosa questo 3,72. No. Tostapane, no. Il caffè, ma schifo, non vale niente. Liezar, un ventilatore da 3 dollari. No, via, perché ci serve per spostare le cose. Sto spostando il gas, infatti. Lasciamo qua. No. Vedi queste casse qua giganti. Che le padelle, le padelle. Sì. Prego. Aiuto. E non riesco. Aspetta. Prego, Liezar. E non si riesce, non passa. E basta, questo fuoco non sta calmo. È ingestibile. Mamma mia. Vabbè. Non passa. Veramente troppo fuoco, eh. Allora, Marco, prendiamo tutte le padelle, dai. Ma che c'è una stanza nuova. Con delle casse, ottimo. 3 dollari in realtà, ottimo, un paio delle mie. Eh no, Marco, servono queste qua grosse che sono qua sotto, sono 20 dollari. Ma non devo lanciare le robe sulle robe che spacco tutto. 14 certo, dollari. Caramo i soldi, eh. La miseria. Te l'ho detto, Moro, che devi stare attento. Però dai, la casa è ancora abbastanza dolcemente. Siamo ancora tenuti. Ma l'ho ritirato di nuovo. No, no. Fammi vedere qua. Non dobbiamo correre, non dobbiamo correre, abbiamo tempo. Ma poi, i soldi un casino, ragazzi. Le porte 100 dollari. 100 dollari ho preso. Il computer, il personal computer. Portarli fuori, Marta, con lo schermo CRT. 100 dollari, ecco qua. Ma guarda te. Vai, 54 dollari il computer. Non le travi, le travi. Che computer di merda. Ok, siamo a 500. Aveva Windows 98, purtroppo. Marco, mi vieni a dare una mano sotto? Sotto? Ma sta dove prendendo c'era il fuoco gas, tutto che è pieno qua. Di casse che valgono un sacco. Sta prendendo tutto fuoco qui. Ma gli altri piani è impossibile gestirli da qua. Arrivo, Liezar. La vasca, il water, non si può prendere. Ma il gas non è un problema. Prendi le casse, sia quelle piccole sia quelle grandi. Soldi! L'hai presi anche te? Sono 100 in teoria. Porto fuori, sì. Ok. Il comodino. Sai che mi sto divertendo? Bestia. Io mi sto divertendo veramente un sacco. Sì, sì, sì. Liezar, guarda che malloppo. Ma 726. Manca poco. Ma che succede? No, ho spaccato tutto il vento. Fa niente. Tanto per raggiungere 7. Non lo so, qualcosa mi ha spinto. Non so cos'è stato. Dice il vento che non ho capito. È perché ho rotto le finestre. Cerchiamo i soldi e basta. Tran qua i soldi, guarda, Il gas, Liezar, aiuto! Non serve più portare fuori oggetti. Aiutami! Dove sei, Sono cascato. Grazie. Sotto il letto, rompete il letto. Moro, ma tu sei piani alti? Sì. Ma guarda che lavoro qui. Sicuro qua dietro questa porta barricata violentemente. Quella porca. E quei barili qua. E la cassaforte. Apriti. È quella molto. Quella importante. Come si apre? Questo esplode. Merda, quanto fuoco. Sono due computer qua. Ma non ci servono più quei soldi lì. Liezar, ma qua penso che qualsiasi cosa ci fosse. Faccio esplodere la cassaforte. Come faccio? Una lampada. E te? Non serve a niente. No, ma non ci serve, ci sono solo i soldi quelli. Ti esplode. Moro? Sì, ho fatto esplodere un barile. Ma noi non possiamo raggiungerti su. Tranquilli. È impossibile. Liezar, il bagno ci serve. Acqua. Il bagno però è salvo. Ma ho rotto tutti i computer, vabbè, chi se ne frega. Piano terra è l'unico piano salvo, soprattutto. Insomma, Liezar, sta prendendo fuoco tutto qua. Guarda che lavoro. Ma avrà preso fuoco i soldi dentro la cassaforte, non lo so. Tanti sono calati, vero? No, cacchio. Portiamo fuori altra roba. Mamma mia! Ragazzi, il piano di qua è incredibilmente duro. No, bisogna portare fuori altra roba. Amici, ma come faccio a aprire correre la cassaforte? Un macello qui. Ok, l'ho portato a 771. Ma a questo punto io concluderei qua. Ma come apro la cassaforte? Non so. Ma esplode tutto. Ci ho riprovato, ma non è stata una buona idea. Questa stanza è un casino. Io non c'ho più niente da portare giù. Boh, io porto il tavolino, in realtà. Ho buttato fuori qualche barile.
Macello, no, ci ho fatto esplodere due barili esplosivi e... questa come la spegni? E non, non qualcuno è stato sgridato. Forse mi è partito un barile. Beh, i soldi ne abbiamo fuori, cosa facciamo? Concludiamo qua? Aspetta, aspetta. Adesso ci penso io. Ma è ingestibile adesso. Il fuoco, ragazzi, qui ormai. Ah, bisognava aprirla con l'elettricità. Mi andate a... Ingestibile. Aspetta, riaccendo il... Aspettate che spengo un attimo il fuoco qua. Perché anche puzzle game, avete capito? Dai. Ma... Il bagno, Liezar! Ho acceso il generatore. La miseria. Prendi mamma soldi. Mia! Prendi mamma soldi. Mia! Mark, scappa, scappa, esci da lì. Cacchio. Come facciamo? Non possiamo più fare niente. No, no, non ci serve più niente, non ci serve. Allora, devo prendere i soldi, però. Ma tu sei sopra, ma dove, però? Riesco a tirarli fuori. Mamma mia, mamma mia. No, sei richiusa! Via. Dai, la corrente, ok. Ok, li ho presi, arrivo. Scappa, scappa. Vai. Voglio spegnere un po' di fuoco, magari ci danno qualcosina in più. Non credo, I soldi bisogna metterli nelle macchine, credo. Sì. Ne ha conoscenza di cose di furto, sporco contro i suoi... Beh... Vabbè, andiamo. L'uscita. Forza, forza. Platinata questa missione. Che però, casino, eh? Sì. Ragazzi. No, la casa dell'incendio. L'irrigatore si scarica. Guarda lì, tutto abbiamo fatto. Abbiamo fatto pure il perfetto. Guarda, ci ha dato pure la fiammella blu in più. Sì. Evviva, spero che Amber si sia mille preso dalle consegne di cibo. Si dia presto. Dia... Di servizio meno 5 di onere amministrativo. Però ne hanno rubato uno di tre. Macchio. Forse il malloppo di soldi. Ma io l'ho preso uno. Ma non l'hai messo dentro la macchina? No. Mi sa neanche io. L'avevo appoggiato fuori, era dall'altra parte. Anch'io. È un lavoro onesto. Certo, mi sa voglia. Abbiamo un amici, sacco di soldi, aspettate, aspetta. Voglio cambiare il mio equipaggiamento. Mi fa schifo il rigatore. Via. Io quasi quasi prendo il casco da pompiere. Ma non c'è nient'altro. Vabbè, me lo tengo. A questo punto lo tengo, non c'è nient'altro. Casco da meccanico, casco da pompiere, 600, via, acquista. Quanti da pompiere? Ti vesto tutto da pompiere. Carica da sfondamento. Tacca da pompiere 750, via. Beh, l'estintore 1000, subito. Antincendio e multiuso, più sicuro dell'acqua. Pantalone del pigiama. Sì, non ho capito. Poi voglio una maschera da sub. Equipaggiamento invece cosa c'è di figo da comprare? Meno danni subiti, ok. Ma non si può mettere niente. Ma il veicolo cosa... non credo. Mi dice acquistato con quel furgoncino base. Sì, quella base ce l'abbiamo, ma è quelli che abbiamo fuori, quello che ti ho fatto vedere. Il mio aveva la sirena in più, ma penso sia solo estinto. Però io lo voglio... spendo 500 dollari... No, non è vero, dai. Adesso faccio le cazzate. Potenza del salto. E vai. Salto un botto adesso, ragazzi. Allora, io mi sono potenziato ancora la manichetta. Io sono... Ok, basta. Io per adesso faccio così. Sono soddisfatto. Si vede il mio personaggino? Dove si vede? Posso farlo vedere? Non ho la minima idea. Non lo so. No, non si vede. Com'è il mio? Io sono proprio un pompiere. Sì, tu sei un pompiere proprio. Io salto un po' di più in teoria. Con questa maglietta. Cioè, non è che sono adesso incredibile, ma... Okay. La camicia di Mark edizione 2017. No, ce la moro la mia, quella del... Che mi sono preso? Sì. Allora, prendiamo faccio la missione. Che c'hai, sono tutte missioni di salvataggio. Probabilmente lo riporteremo magari già settimana prossima. Sì, sì. No, anzi, ragazzi, mi raccomando prima. Su Streamlabs non cancellate la finestra pompieri che ci serve. No, se lasciamo. No. E li chiudere tu per ultimo. Li chiudo io poi. Andiamo. Ok. Vai. Ciao, Pier. Proprio la fine. Ciao, Pier. Non si rompe, mi servono più figure. Dai, ce la facciamo in 10 minuti. Chissà se c'è qualcuno che caga in questo. Ma quanto pare una. Ah, no, questo è il ristorante. Il Gio Brezzo, grazie. Beh, nel ristorante ci sarà uno in bagno. I servizi che fa i suoi lavori. Può essere, dipende quando è scattato il l'emergenza. Molto divertente. Spero da guardare sia divertente anche per voi. Perché noi da giocare ci stiamo divertendo. Col tramonto, guarda che bello. Allora. Ma cosa dobbiamo fare? Salva tutti i clienti, 14.
8. E denaro bonus. In realtà è 8 più. Ho rotto una finestra, venite qua. Sono 14. Noi li salviamo tutti, naturalmente. Io vado da sopra. Mi raccomando, a metterli giù con la E. Qui c'è già gente. Ma no, possiamo spararli via quelli che sono. La signora incinta. Guarda, Marco, tiro da 6. No, morto. Volendo, c'è il trampolino. Perché se li lanci che becchi Materassi, non si fa niente. No, signora. C'è il trampolino in caso. No, signore, cosa vuoi? Abbiamo già recuperato i 4. Com'è possibile? Scusami. Eh sì, erano tutti qua. Ho rotto la vetrina, erano tutti dietro. Beh, bravi, stanno vicino all'uscita. Vedi? Beh, in realtà stanno correndo come dei pirla. Però. Miseria. Ma l'estintore, fatemi provare l'estintore. Beh, dai. Fa meglio? Signora, lei è un po' deturpato. Non muovi le gambe. Insomma, non è che sia proprio la pot. Cos'è sto rumore che sento? È un casino la cucina. Cadono, la cucina è un casino, ragazzi. E ne ho salvato un altro. Ma questo? Hai messo l'irrigatore. L'irrigatore qui che fa burdella anche. Questo è svenuto, questo. Qua ce ne sono due che giocano. Non salta. Tre, sono tre qui. Qua. Attenzione. Di arrivo. Poveraccio. Ma l'estintore non serve a niente o sbaglio? Ma l'estintore magari serve a qualcos'altro. No, è perché spegne il fuoco ma lento. Forse perché non finisce l'acqua, ecco perché. Ok, siamo a 10. Ah, quando è finito l'acqua, magari. Quando è finito l'acqua, quello lì è meno forte, ma almeno no, può la spegnere. Cucina ha preso fuoco, la cucina. No, ma questo signore! Un signore, poverino, tutto gommoso. La cucina ha preso fuoco, sta per esplodere tutto. Lo sento. Ma non si spegne. Passare. Porca miseria, ah, sopra. Provo ad andare sopra io, vado a vedere dove sopra sono i soldi. Sopra ho guardato un pochino, ma non tutto. Ma c'è un signore in cucina che sta giocando. Ma come sta giocando? Era col qua? Tablet. A COD Mobile. Forse ce n'era un altro in cucina. Bisogna spegnere tutto qua. Ma guarda che lavoro qua sopra. Ci sarà qualcuno qua dentro da salvare. Granata d'acqua. È utile la granata d'acqua, però, quando ci sono queste stanze tutte burdellone. Ah, in cucina non c'è più nessuno. Sta prendendo fuoco un bel po' qui, E non si spegne, tra l'altro. No, dai, le mele tutte bruciate. Ma guarda che qua hanno bruciato l'olio, ecco cos'era questa bruciata. Mio Dio. È la cassa qua. Turbano. Aprila. Non si può. Sono nella corrente, devi buttare l'acqua nel cavo. Ah, i soldi. Dove vanno portati i soldi? Nei furgoncini nostri, dietro nel cassone. Ma non lo metti via. Dov'è l'acqua, ragazzi? Dove ci sono i lavandini? Bene, è vuoto. Autoscala, non c'è un fivel. Perché? Sì, vabbè, ma che lavoro è questo? Sento zanzare intanto io. Sto per finire tutto. No, mi è finita l'acqua. L'unico è l'estintore dopo. Non c'è il lavandino pieno qui. Ma porca di una puttana. Fatto bene a prenderlo allora. Niente, estintore. Piano non piano. Riesco a portare fuori i soldi, niente, mi si batte. Metti un quarto d'ora. Ma questa qui che cacchio fai qua? Ma hai finito anche l'estintore, ma allora? Non dovevo sprecarlo prima. Sto morendo. Allora, io sono sul tetto, c'è un'altra signora l'uscita. Qua. Ma se raggiunge l'uscita. Ma che si fa i selfie questa? No, non è che al piano di sopra c'è dell'acqua, magari? Aspetta che faccio un tiro da 3 da qua su, la butto nei materassi, Non c'è acqua. Hoppala lai, vedi? Preciso, ragazzi. Come l'ho messo? Ok. Ma è finita, Ma raggiunge l'uscita. No. Aspetta che mi sono rotto le tibie. Non si può, Lieza. Eccoci, dal cesto si potrà prendere l'acqua. Ok, tutti e 14 a posto. Ah, ok, non c'è più nessuno, allora possiamo andarci. Cosa ho visto? Ero io che saltavo nel trampolino. L'abbiamo fatto, il nostro lavoro. Aspetta, qui c'è una cameretta, un computer, lo rubo io quasi. Raggiungi l'uscita a 20 secondi. Porca miseria, veramente. Vieni, Moro. Quindi ho finito tutto io qua, ho finito qualsiasi cosa. Arrivo. Metto qui, Lezzar, per sicurezza. 10. Quanta acqua avevi? Ho rubato un computer, ragazzi.
all'ultimo secondo. Ho rubato pure il computer, dai. Mia, ragazzi. Comunque, mia, tutte ragazzi. Le robe potete portarle e metterle nel cassone. Ah, ok. Quale cassone? Beni intascati $52. Quale cassone? Bronco, quale cassone? Io ti capisco. Nel cassone delle macchine. Ah, ok, ho capito. Vedi, ci darà, no? Beni intascati $1.52 il computer. $1.52, sì. Cioè, se ci scappa... Però c'è un giorno di mancia, se ne sono accorti. Come hanno fatto accorgersi che mancava un computer guarda vecchio? Che l'orario... Guarda che nel gioco c'è l'orario... Vero Bronco me l'hai raccontato, che si fanno i selfie le persone. Tira fuori noi, prima dei soldi. Eh no... Ma io devo cantiere un po' di ride. C'era qualcosa dopo. Di nuovo. Allora, voglio prendere questo. Ma non ce la faremo mai a farne un'altra. No, ragazzi. Infatti, vediamo un po'. Ah, missione di fuga, però. Possiamo. Proviamo a partire veloce, giusto per vederla. Perché questo è diverso. Cazzo, ma c'ha una varietà. Vai, ci sono. È fighissimo il gioco. È veramente figo. Ho preso una bomba al volo, aspetta. No, la devo mettere la prossima volta, mi devo ricordare. Molto. Il gioco è veramente divertente, sì. È molto bello, lo riportiamo sicuro, io dico, no? Secondo me è molto più bello giocato, ma sicuramente vi divertite di più a giocarlo, però è divertente. Allora, dobbiamo... Sorry about this, but it seems you've fallen right into our little trap here. See, you Ember firefighters might have 85% of the North American market, but you best not forget about your Canadian competition. You might ask us, Hoser, why are you doing this? Well, we're here to directly economically compete with Ember, using socialism. Sta zitto, ragazzi, non sta zitto. Ma è pieno di elettricità. Stanza 201. Yeah, we got that little fella at the Halloween store. But if you're not careful, that'll be you. Bisogna collegare la corrente, Lizard. E me sono dentro. Prendi, accendi l'interruttore. Non c'è. No, non so, non... bisogna metterci il secchio. Sono dei soldi. Non va. No, qualcosa di metallo. C'era il barile qua. Ok, l'ho fatto partire, mi sa. Ma io sono bloccato. Ecco. Sono bloccato. Eliezer, purtroppo sei morto. Oh mio cazzo, Dio. Questa è dura, bisogna andare sotto, Marco. You've made it to the elevator. Basta, sorry to tell you. We cut the electrical lines. Ragazzi. Good luck getting that up and running again. Mi sta stordendo, non posso usare l'estintore. Mi sta veramente stordendo sto tizio. Ah. Vabbè. Marco, che fatica, come si entra qui? Dove sei? Ah, mi avete... sei aperto? Ok, sono da voi. Ah sì, che ti è crollato il pavimento sotto i piedi. Aspetta, no, bisogna andare qua. Oh mio Dio. Contratto che ci sono i soldi in giro, eh. Allora, bisogna riempire di barili qua. Marco, ma sei stronzo! Ma chi è? Non ero io. Era Liezza. Ahia. Di solito sei tu lo stronzo. Sì, scusa. Ero io, di solito sono io. Ma sicuro che... Ho capito, ma dovete metterli ben bene i barili, non a cazzo. Ah, così. Ah, per passare l'elettricità, ok. La miseria, fu un casino. Dai. Ma spegnere. Dai, il record, Spegnere completamente inutile. Ok. Ok. Mi apre? No, da dietro, bisogna ritornare indietro. Vedi? This one's spicier than a moose drinking a double double. Ma no, no. Could somebody please prepare the next ember trap inside? Ma questo parla troppo, mi fa male alle orecchie, forte mi pare. Abbiamo vinto. Vabbè. Era tranqui questo, denaro intascato, hai rubato i soldi. Sì, ah, senti questo. Che record. Modbus, grazie mille. Bene, sicuramente lo riporteremo. Amici, allora io sì. Vado qua. Anzi, fammi vedere. Qua. Dai. Fare robe. Domani mattina, ragazzi, poi ci vediamo con Minecraft Dungeon, che lo finiamo praticamente. Sì. Domani praticamente... Allora, purtroppo, se così fosse, è un pochino una delusione, perché dura 4 ore. Decidiamo domani mattina comunque faremo Minecraft Dungeon e Ant Showdown. Sì, in caso facciamo comunque Ant. Poi c'è la mia live.
Esatto. Andiamo avanti con South Park, la sera è quiz, come ogni giovedì alternato. E va bene, ragazzi, e va bene, eh? Adesso vi lasciamo con la live di Gatto, che questa sera gioca a I piedi sono dispari, è un nuovo gioco bello, carino, sull'imbarazzo sessuale. Ah, mi raccomando, per chi volesse, vi aspettiamo, milionario. Io sicuro vi aspetto, alle 22 su Discord. Per mi raccomando, eh? Esatto. Un saluto a voi, ciao. Aspetta, ride, Marco, fai partire il ride. Adesso è partito. C'è il countdown di 10 secondi. È un bordo, cioè bisogna... 3, 2, 1, ciao!